Amici di Cane e Caccia, siamo ormai alla 19ª puntata di Cacciavista, una new entry per Cacciavista, non per Cane e Caccia, perché ormai è difficile trovare un coach che non sia passato i nostri microfoni dopo una partita. Lui in particolar modo è sempre molto disponibile, come molto altri. Maurizio Marinucci, NBB, ci ha raggiunto stasera. Ciao Maurizio. Buonasera a tutti, ciao. Ciao coach, grazie di essere presente. Grazie a voi. Allora, partiamo subito dall'ultima gara. C'era un derby importante per tutte e due le squadre per motivi diversi, che da un certo punto di vista ricordava Verona-Nuova-Manerbio, perché tutte e due le squadre, cioè Manerbio Iseo e NBB Verona-Nuova, avevano gli stessi punti, quindi erano nelle stesse condizioni, punti importanti per cercare di evitare i playout. Però Verona Nuova e NBB invece, per Manerbio Iseo, la speranza e la volontà di rimanere in testa. Sono uscite due vittorie delle squadre di testa, e nella fattispecie ci concentriamo soprattutto su questo NBB Iseo 68-72 finale. Cosa ci puoi dire riguardo a questa partita? La partita che è iniziata, diciamo, un po' in sordina da parte nostra, di poca intensità, e con una struttura tattica che probabilmente ha favorito la loro. Però noi eravamo preoccupati soprattutto per i rimbalzi, visto che avevamo subito tanto all'andata, quindi ho preferito partire con tre lunghi, che poi non sono tre lunghi, sono tre ragazzi un po' più alti degli altri, ma questo ci ha creato problemi di difesa e abbiamo subito un 10-0. Giocando invece sostanzialmente con 5 esterni siamo riusciti ad aprire il campo e a andare a segnare, anche continuando a subire comunque canestri da sotto dalle loro coppie e quindi anche dei ribaltamenti di lato quando la difesa è collassata e poi doveva rientrare. Tutto sommato abbiamo giocato una buona partita. Siamo tornati da meno 17 a più 1. No, a 40 secondi alla fine. Ecco coach, io non ero presente sabato a Mazzano, ma ero invece presente quando avevate giocato a Manerbio, però un po' da come si è sviluppata la gara mi sembra che ci sia stato quasi lo stesso leitmotiv, cioè alla fine Iseo aveva preso un buon vantaggio come era stato Manerbio, poi grandissima vostra rimonta, però vedo contro Manerbio eravate pari a pochi secondi dalla fine, una palla rubata e può andare in contropiede a Manerbio e vincere la partita di 2 punti con Diaye, e vedo invece per voi un meno 15, cioè a 15 secondi alla fine, meno 1, quindi 68-69, voi palla in mano, sbagliate canestro, dopo ovviamente fallo sistematico su Caramatti. Comunque possiamo dire che alla fin fine la siete giocata all'ultimo tiro sia contro Manerbio che contro Iseo. Sì, purtroppo quello che paghiamo sono alcuni errori che facciamo nel corso della partita che concedono canestri facili agli avversari, però i minuti finali non sono stati gestiti male, non c'è stato un errore di un passaggio come è successo a Manerbio, semplicemente Mike ha scelto di De Guzman, ha scelto di tirare da 3 punti, un'azione che 20 secondi prima c'era la 2+1. E in questo caso invece la palla è corta, poi sulla successiva rimessa 15 secondi alla fine, dopo i tiri liberi di Iseo, abbiamo fatto una buona rimessa con un passaggio al ferro per Brunelli. Peccato che il passaggio era di 20 centimetri più lungo, non è riuscito a prenderlo, era da solo sotto il canestro per pareggiare, insomma. Però ecco, stiamo giocando una buona palla canestro, veniamo da un periodo in cui facciamo fatica a segnare 60 punti, anche se eravamo la miglior difesa del campionato, però adesso segniamo sempre più di 70-75 punti, questo è importante per me. Poi dopo sulla difesa si può sempre lavorare e migliorare, ma l'attacco deve avere uno standard. Ecco, dato che hai parlato di De Guzman, ne approfitto per farti 2 domande in una, proprio citando l'argomento De Guzman. È sempre stato un giocatore importante per voi, però diciamo nel corso dell'ultimo anno, l'ultimo anno e mezzo, era stato anche parecchio sfortunato anche con gli infortuni, però vedo che adesso, diciamo soprattutto nell'ultimo periodo, ha inciso ancora di più, e anche la media sui punti, che 19, 18, 16, 21, 22, insomma, sta dando un gran bel contributo. Però vedo anche, quindi questa era la seconda domanda, poi mi risponderai tutto, che la vostra partita è in programma domenica,
contro Bancole, e però domenica giocherà anche a Montichiari. Quindi, essendo lui in doppio tesseramento, ti chiedo già adesso se per via di questa cosa non ce l'avrai a disposizione. Io credo che giochiamo di domenica proprio perché Montichiari gioca sabato. Se non sbaglio è così, perché abbiamo spostato la partita all'inizio del calendario, e essendo in casa non giochiamo di sabato sera, l'abbiamo spostata domenica perché Montichiari di calendario giocava di sabato. Esatto, però, e difatti questa cosa sembrava strana anche a me, però dalla FIP risulta che sia Montichiari che voi giocate domenica, quindi se fosse quello veramente il caso come sarebbe? Questo non lo so, dobbiamo parlare. Non ho idea, non credo, fino a sabato sera non c'era questo problema, cioè nel senso che due partite erano alternativa, quindi non doveva esserci questo problema qui, adesso vedremo. Ci siamo caso che sulla FIP online la partita, cioè prima di vederla scritta ci sono un po' di passaggi da fare, abbiamo appena visto noi con la Sans. Prima di vedersela spostata, ci vuole un po' di tempo. Ecco, diciamo quindi quello, se qualora ce l'avessi, sarà una questione alla quale penserai dopo. Invece, dal punto di vista del suo rendimento, come ti parlavo prima, adesso cioè, fortunatamente è riuscito a trovare anche una continuità anche di allenamento, di gioco e di tutto quanto, quindi sta risultando decisivo. Sì, sì, no, sicuramente Mike non era allenato. Non aveva una condizione fisica prima, si è trovato a gestire, aveva sempre crampi, problemi di difficoltà a stare basso, a stare piegato, a correre, e lui è un tipo di giocatore che ha bisogno del suo atletismo. Adesso questo atletismo è tornato alla sua condizione fisica, ne siamo contenti ed è importante, lo sapevamo. Stiamo cercando di recuperare Mason, che è un altro giocatore importante per noi, che anche lui viene come Mike Guzman da un infortunio al crociato l'anno scorso, che come sapete tiene fuori per 4 mesi e mezzo giocatori più il recupero, e trovandosi in una situazione fisica diversa, un modo di reagire diverso a quel tipo di infortunio, ci ha messo un po' più di tempo. Adesso anche lui sta tornando a buoni standard, ha fatto una buona partita ad Asola, soprattutto nel finale, oggi ieri l'altro giorno ha fatto 10 punti, anche se qualche scelta è stata un po', diciamo, forzata, però sta cercando di fare delle cose, questo è importante. Ovviamente i nostri punti di riferimento sono tutti ragazzi comunque under 20, non dimentico Simoncini, chiaramente poi l'aiuto importante ci viene da Speranzini e da Roversi, e qui dobbiamo dire che Roversi viene anche lui fuori dall'infortunio, ha fatto una buona partita da solo, ma come spesso succede quando si recupera, dopo una buona partita c'è sempre un piccolo decadimento, è cosa che è stata per lui sabato contro Iseo. E dobbiamo recuperare anche Kustovic, che è un giocatore grosso, importante dentro l'area, che ci permetterebbe di subire meno canestri anche al ferro, cosa che ultimamente subiamo più spesso. Oltre a Foschetti, che abbiamo tesserato, ma una bronchite asmatica l'ha tenuto fuori. Dopo aver giocato un'ottima partita a Manerbio, tutti i giorni che non ce l'abbiamo, è appena preso, ha avuto un piccolo infortunio che l'ha tenuto fuori. Insomma, ci aggiunge, non dico piove sul bagnato, però insomma, la situazione è abituale. Ascolta, ma lì quel fondo classifica dove ci troviamo anche noi, se parliamo non da intervistatori, ma da vero lesi, quei 14-16 punti, questa soglia play out che si sta alzando ogni settimana sempre di più, può far animare questo campionato anche sul fondo fino alla fine, tipo anche la settimana prossima, insomma, già lì ci sono possibili scavalcamenti di situazioni, di posizioni play out, e penso che quella cosa qua andrà avanti per il campionato, me lo auguro, fino alla fine. Per il cuore di qualcuno magari no, magari no, in realtà le squadre davanti non è che hanno tanti punti in più, quindi tutto sommato basta vincere poche partite per essere fuori dai play-out. Il problema è che sia noi che la Trevese abbiamo un inizio di campionato molto difficile. Noi abbiamo preso Manerbio, Asola
e Iseo nelle prime quattro giornate di campionato. E quindi è chiaro che per noi sono oro i punti fatti con Asera, e la possibilità di fare punti anche con Iseo sarebbe stata importante con Manelli. È chiaro che sono partite difficili. La seconda parte del campionato sarà più veritiera nello stabilire i valori reali in fondo alla classifica. È chiaro che qui si tratta di lottare, e noi con una squadra molto giovane abbiamo poca esperienza. Considerate che sabato sera la rimonta è stata effettuata grazie a due ragazzi, uno del 97 Salvezzi e del 96 Rakic. E la crescita di questi ragazzi per noi sarà importante, soprattutto per questa seconda parte del campionato, perché avere energie fresche, nuove, con qualche po' di pazzia in più, ci può essere utile. Ecco, coach, hai parlato proprio di Iseo, Asula e Manerba, le squadre da voi affrontate. E ti chiederei magari anche un'opinione su queste tre, che sono appunto tre delle quattro squadre in testa alla classifica. Quale hai visto meglio? Quale secondo te potenzialmente ha più chance di restare, diciamo, nelle zone alte fino alla fine, diciamo? Ma quella che ho visto meno bene è sicuramente Asola, per delle decisioni importanti, però hanno un po' di tempo per lavorare, probabilmente faranno fatica a rimanere in quella posizione, ma possono comunque rientrare nelle prime quattro. Tra Manerbio e Iseo penso che la differenza la faccia soprattutto Moreno, che ha Manerbio e che è un giocatore che in queste categorie non si trova con tanta facilità. Iseo è invece una squadra che ha molta fisicità, vive di rimbalzi offensivi, di secondo scelto di tiro, non modo di vedere, ma fa una bellissima pallacanestro, che difensivamente può andare in difficoltà, non è organizzatissima dal mio punto di vista, però ha giocatori che hanno grandissimo tempismo, rimbalzo d'attacco, un scelto di tiro, oltre a essere giocatori di qualità, quindi contro di noi hanno fatto ottime percentuali, quindi la lotta poi sarà tra due squadre che, ti devo dire, non mi impressionano dal punto di vista del sistema, del gioco, della pallacanestro in sé, ma un organico da una parte e dall'altra un giocatore di livello superiore che può fare la differenza. Allora, ci sono i dati statistici che dicono. Allora, la Blu Aerobica è come praticamente se avesse una gara in meno, perché avendo vinto 0-20 in casa del Gorle, è come se quella gara, anche a livello per i numeri punti fatti, punti subiti, non l'avesse giocata. Difatti risulta lei il peggior attacco, però con solo 20 punti segnati meno 20 di voi, quindi probabilmente se avesse giocato quella gara lì risultereste voi il peggior attacco, però come andando a vedere i dati risultate anche la miglior difesa del campionato. Quindi ti chiedo, questo dato, a parte che dire che le vostre partite rispetto alle altre si sviluppano più a punteggio basso, dato magari i non molti canestri realizzati ma anche i pochissimi subiti, cos'altro ti lascia pensare questo doppio dato, appunto? No, sai, la pallacanestro è un fatto di equilibrio. Paradossalmente abbiamo giocato meglio e vinto anche con due partite su quattro in questo inizio di campionato, che è un dato migliore di quello dell'andata, subendo più canestri, perché poi ne abbiamo segnati di più. Quindi bisogna mettere sempre in relazione le due cose. È chiaro che segnando poco devi fare uno sforzo maggiore in difesa, e quindi abbiamo la migliore difesa del campionato, ma c'è stato almeno 6 partite che non siamo andati sopra i 60 punti. E chiaramente dovevamo lavorare e migliorare lì. Paradossalmente poi abbiamo lavorato più sulla difesa che sull'attacco e siamo migliorati in attacco. Perché tutto dipende dall'equilibrio di queste due cose. Al momento contano poco, nel senso che una volta trovato l'equilibrio, se sei il miglior difesa del miglior attacco o il miglior attacco della miglior difesa, sono cose che contano poco. Meglio essere in mezzo e avere più partite di lì. Ascolta, un'occhiata alla settimana prossima, che ormai, come
tutte le weekend è sempre molto interessante, si scontrano molte squadre al vertice, occasioni ghiotte per molte squadre di spostarsi dalla zona basse o di consolidare i primati e comunque le prime posizioni in classifica. Sceglierne una, insomma, è un po' difficile scegliere una da analizzare, ma Diciamo così, dato forse. che quelle che riguardano la zona medio-bassa sarebbero un po' troppe da citare, ti chiediamo un commento su Malerbio Sarezzo e Asola Pizzighettone perché sono un po' le due, Sarezzo e Pizzighettone insieme alla Sanse, squadre che vorrebbero rientrare nel grande giro e questi due scontri secondo me possono dare un'indicazione importante. Sì, è un po' presto per come è la classifica in questo momento. Sicuramente Asola ha la partita più difficile. Dal mio punto di vista, forse Sarezzo Manedo può essere abbastanza equilibrata, però anche lì Sarezzo è una squadra che fa fatica a fare ritmo. Dipende tanto poi dalle presenze in campo. So che ha fatto un'ottima partita l'ultima di campionato, ma ha anche avuto degli alti e bassi evidenti, andando a più 20 e poi facendosi recuperare, arrivando sopra di 2 e poi riequilibrando il match e andando avanti. Quindi deve essere molto continua per giocare contro Manerbio, perché Manerbio è martellante con il suo attacco e le possibilità che ha, e soprattutto deve trovare sempre la marcatura giusta con Moreno. Asola con Pizzighettone la vedo in grosse difficoltà, perché Pizzighettone è una squadra che ha grande atletismo, grande fisicità, e può metterla in difficoltà, soprattutto perché in questo momento ha un roster molto accorciato Asola, quindi deve giocare a un ritmo elevato e magari pensare anche a qualche aspetto tattico di più, sempre che i giovani che ha in panchina siano in grado di riuscire a interpretare questo tipo di partite. Ascolta, nel weekend arriva Bancole, potrebbe essere un'occasione ghiotta, perché gli altri incontri potrebbero essere a rischio e potreste sfruttare questo turno settimanale, ovviamente con le dovute pinze, perché Bancole fa una linea di coda, 4 punti, 2 sole vinte tutto il campionato finora, ma da non sottovalutare sicuramente. Vabbè, no, è una partita complicatissima, complicatissima dal punto di vista psicologico, perché chiaramente è una partita che devi vincere, quindi hai grande pressione sulle spalle, la palla è più pesante, tutto quello che ne consegue. Poi anche perché loro è difficile accoppiarsi, nel senso che sono tanti esterni. Quindi devi trovare una situazione tattica equilibrata per giocare contro di loro. Forse noi da quel punto di vista potremmo fare meno fatica, però ecco, poi c'è l'aspetto psicologico che bisogna curare molto questa settimana e non pensare, non credo che nessuno dei miei giocatori pensi che è una partita facile perché Banco l'ha 4 punti. Anzi, con 4 punti ed è più vicini a 12 o 14, non hai niente da perdere, quindi te la giochi alla morte. Diciamo che avrete, tra virgolette, il vantaggio di avere già visto giocare sia Veronanova che la Blu Orobica, per cui 2 su 4 delle squadre a 14 avranno già giocato. E Ecco, Gorla è 16 che si e sconta proprio con la Gorla, Blu Orobica. esatto, per cui potete trarre anche delle conclusioni, sempre ovviamente cercando di portarla a casa ovviamente, però avete, diciamo, qualche informazione in più su quello che è la classifica a fine weekend. Ecco. Sì, ma sai che la nostra corsa dovremmo fare sui metri. Infatti, Anzi, non guarderei neanche i risultati. anche un po' perché non ha senso guardarli adesso, ma
sappiamo di avere una squadra che ha due punti più di noi, che con noi ha perso due partite, quindi raggiungerli vorrebbe dire avere due punti più di loro. Esatto. Però credo che sia molto presto per fare questo tipo di discorsi. Sì, sì, troppo corta anche secondo me. Soprattutto noi dobbiamo cercare di continuare a migliorare quello che stiamo facendo e aumentare il nostro roster, cosa che stiamo facendo bene. Poi considerate sempre che noi siamo una società un po' diversa dalle altre, no? Perché un po' tutti dicono che puntano sui giovani, ma sostanzialmente far giocare i giovani necessita di una serie di aspetti che sono non solo tecnici e organizzativi, ma anche di valutazione delle partite. E quindi il tutto va visto in un'ottica più generale, in cui la crescita di 96 o 97 che ci aiutano oggi a allenarci meglio di quanto facevano tre mesi fa è un aspetto importante che non può che farci crescere ulteriormente. E poi dobbiamo pensare che tutti questi ragazzi giocano anche negli anni 19, negli anni 17 diversi, e quindi il nostro campionato va visto in un'ottica più generale, anche nel senso del lavoro svolto a 360 gradi su quelle che sono le squadre giovanili, che stanno andando anche abbastanza bene, senza abbastanza, e quindi continuiamo a lavorare così e pensiamo un po' alla classifica, pensiamo ai miglioramenti individuali di squadra che possiamo ottenere. Ecco, coach, hai fatto bene a sottolinearlo, perché diciamo, l'abbiamo già detto altre volte, questa sera ci eravamo dedicati un po' di più sulla prima squadra e su quello che sta andando, però c'è tutto un lavoro dietro importante che tu col tuo staff e anche altri allenatori e tutta la società al completo state facendo, quindi anche complimenti per la vostra politica e per quello che portate avanti, insomma. Girerò i documenti a Nico Bresciano, è l'artefice di tutto questo dal punto di vista organizzativo e di sponsor, eccetera. Ti ringrazio. Ok Maurizio, noi ti ringraziamo del tuo tempo che ci hai dedicato e un in bocca al lupo come bresciana, super, per cui ci risentiamo e speriamo nelle sorti migliori per tutte le bresciane in classifica. Ti ringrazio, non dirò crepi il lupo perché in genere il detto scoperto si diceva in bocca al lupo perché la lupa metteva il piccolo in bocca per proteggere, quindi se muore lei muore qua. Questo la ce la segniamo. Dico semplicemente grazie, speriamo che va bene Maurizio, ciao, grazie, ciao, alla prossima, ciao, presto, ciao, un saluto a tutti i tuoi spettatori, ciao.